problema lo conosco bene perché in realtà Tusa l'ho realizzato da me, ma io ero assessore del programma di Palermo 2018 che io realizzai con Orlando, introducendo il protagonismo della regione insieme alla mostra di De Dominicis, di Antonello e Laurana e di altre iniziative come i Piccioli di Palermo che finirono poi al Palazzo Riso. C'erano due cose pregevoli: una viene rimandata nel 2020 ed è la cornice di Raffaello per lo Stagno di Sicilia che stiamo restaurando e che andrà in Sicilia, a Madrid, dove è lo spasimo, e a Roma. Aspettiamo il 2020, che è il centenario della morte di Raffaello. Di Raffaello. Invece, io potenziai la proposta di una di queste società di fare mostre, benché mi sembrasse più giusto farla Antonello Laurana, che sarebbe stato per la parte del secondo una vera e propria rivelazione, appoggiai però come iniziativa chiave nel 2018 la mostra di Antonello. Poi è rimasta in cartellone, ma dopo che me ne sono andato, per ragioni che non conosco, è slittata. E l'altra volta sera a pranzo con Tusa, lui rispetto al giornale e a voci più nefaste, diceva: no, si realizzerà, ma abbiamo il problema che la sovrintendente di Messina non vuole prestare i suoi dipinti perché vuole tenerli a Messina. E non mi ha parlato di Siracusa, ma posso capire che per l'annunciazione il prestito a Palermo sia pressoché un controsenso, perché di fatto la Sicilia ha in Antonello come in Caravaggio in posizioni strategiche inutili da raccogliere di una città sola. Però il problema di fare arrivare quel dipinto da Siracusa a Palermo in un trasferimento in sé inutile si misura con la disponibilità di Londra e dei grandi musei che invece prestano il loro quadro. Allora, nell'occasione in cui la Romania con Sibiu, Londra con la National Gallery prestano dipinti a Palermo, sembra grottesco che non li presti Messina o Siracusa. Quindi Ma sul o non si caso, fa la mostra professore, ma oppure. sul caso specifico, quando No. qualcuno adduce ad esempio allo stato di salute Ma quelle della. sono delle stronzate, quelle siamo i soliti ragionamenti degli imbecilli. Il dipinto è stato restaurato due volte, una, tre volte, una anche di recente. È sciupato da quando stava nelle condizioni di disagio. Una volta restaurato si può trasportare l'uomo sulla Luna, è la solita cretinata dei bronzi di ghiaccio, non c'è nessun problema si può trasportare senza danno con Clima Box, con le mille, cioè la tecnologia dei trasporti è avanzatissima. È l'opportunità, perché è chiaro che può intervenire la terza guerra mondiale, può arrivare uno tsunami, quindi qualunque spostamento da un luogo all'altro può recare non un danno in quanto spostamento, ma un danno in quanto l'imponderabile. È la risposta che fu data per i bronzi di Riace, che di per sé possono essere spostati anche su un treno fatto con dei materassi che consentono di non avere. Però poi arriva in un posto dove arriva il terremoto e quindi è chiaro che esiste sempre un 1% di probabilità che cada l'aereo, faccia naufragio una nave. Quindi è chiaro che lo spostamento Cioè, di casi per sé. estremi. Professore, ma se lei fosse il direttore, ma perché il direttore del Museo Bellomo, dove risiede chiaramente il sito che Sì. custodisce l'Antonello, insomma, qualche piccola riserva l'aveva espressa, ma se lei fosse lei il direttore del Museo Bellomo, lo presterebbe l'Antonello da Messina? Intanto nella gerarchia istituzionale il direttore decide sul piano del parere, ma la scelta rimane politica, quindi Certo, passa alla rimane il decisione di Tusa. sovrintendente, E questo poi è chiaro che sicuramente. poi il popolo può ribellarsi e fare una giusta, vanno fatto in alcune occasioni, una giusta protesta. Non ho capito i paladini in cambio, cosa c'entra paladini in cambio? Sì, Non è no, perché in paladini. teoria al Museo Bellomo arriverebbero in mostra Cioè, chi se ne per un frega. tot. No, Paladini è un bellissimo pittore, ma non importa a nessuno. Il fatto è che quell'Antonello sta a Palazzolo Acreide e qui c'è un dato, non vorrei rivelare delle cose che sono penalmente rilevanti, ma quando era assessore Pagano fece un gesto che io trovai senza un passaggio a Palazzolo, che poi forse ci fu, penalmente rilevante perché portò l'annunziata dell'Antonello a San Cataldo e io andai a fare il discorso, Sì, ma me lo trovai ricordo.
Era ridicolo però che andasse in un luogo dove non era mai stata, che era il collegio elettorale, quindi era evidentemente un'operazione funzionale. Ricordo perfettamente, ha ragione. Però no. andò e tornò, quindi in sé deve andare, deve spostarsi, il problema è l'opportunità. È più opportuno che sia Siracusa? Sì. È opportuno che vada a una mostra di Antonello in cui arrivano i pizzi dall'America e dalla Romania e dalla Inghilterra? Sì. Quindi o non fanno la mostra e rimane a Siracusa, o se la fanno, un minimo di sacrificio delle città che pure stanno benissimo, Cefalù, Messina e Siracusa, con il loro Antonello, oppure la mostra non si fa. Secondo il suo parere è indispensabile la presenza dell'Annunciazione per dare un quid in più alla mostra di Palermo? Metti l'Annunciazione a fianco dell'Annunciata, cioè se la mostra è una mostra a Palermo come un non luogo in cui si fa Antonello, l'hanno fatto, andò per esempio, ma perché non rappero i colleghi quando andò alle scuderie del Quirinale, è andato perfino a Rovereto. A Rovereto ci fu una mostra fatta da una... Villa, sì. No, l'aveva fatta, quella di Villa nella scuderia, l'aveva fatta la Collu, che oggi è direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma, che era direttrice del Bar di Rovereto, e con un exploit molto singolare in quel museo, prevalentemente di arte di 8-900, fece la mostra di Antonello, curata da Bologna, e andò anche l'Annunciata, cioè non c'è problemi di... Cioè il tema della sanità fisica è ridicolo, è il tema dell'opportunità, perché togliere da Palazzolo Acreide prima e poi da Siracusa un'opera che pertiene a quel territorio? Non c'è ragione di farlo, salvo che ci sia una ragione suprema di una grande mostra in cui confluiscono i dipinti dall'Inghilterra e dall'America e non si capisce perché non può arrivare nulla a Siracusa. Quindi da questo punto di vista ci sono due logiche. Lei per non farei la mostra di Antonello, cioè non la farei perché non mi pare assolutamente necessaria, è inutile, è una mostra... come una mostra di Van Gogh, di quelle che si fanno in Italia, cioè per fare la mostra di un autore di cassetta. Quindi non la faccio, però se la faccio non è che posso far arrivare l'autoritratto della National Gallery di San Gerolamo e non arriva, che discorso è? Quindi la scelta è politica. Se l'assessore conferma l'iniziativa che io incardinai, pur essendo perplesso perché dissi io la vorrei fare, ma poi me ne andai, mettendo a confronto Antonello e Laurana, che soprattutto diventa significativo perché Antonello chiama Laurana, ma la mostra è di Laurana, che nessuno ha mai visto. Se lei fosse ancora assessore regionale, comunque autorizzerebbe, cioè richiederebbe. Certo, andrei a prendere con i carabinieri, dicendo non rompete i coglioni, non siete i padroni del quadro. Però capisco che uno possa dire è inopportuno fare una mostra di Antonello giusto per parata. Quando però i musei stranieri ti mandano i quadri, non è che tutti gli scusate, voi l'avete mandato, però non riusciamo ad averlo. Allora che Italia è una in cui non riesce a avere i quadri da Siracusa la sede della National Gallery? Allora, è ridicolo. Però con tutto il rispetto per le associazioni che vogliono erigere barricate in via Capodieci, dove... loro potrebbero avere un certo peso, perché poi diventa un'azione politica che contrasta un'azione politica. Dal punto di vista però della legge, nessuno può impedire all'assessore o al presidente della regione di stabilire una cosa che è nei suoi poteri, non è che c'è un potere tecnico superiore a quello politico quando non esiste una vera questione di sanità del quadro, perché quella è un pretesto, quella è una cosa fasulla. La sanità del quadro è garantita dall'ultimo restauro e con l'accortezza lo puoi spostare, lo porti lì. Professore, io intanto la ringrazio del suo parere e poi le rinnovo l'invito, visto che si paventa anche, o almeno voci di corridoio danno la possibilità di una grande mostra del Caravaggio, forse per la primavera del 2019. Mi auguro che ci sia poi anche lo Sgarbi che venga qui ad accompagnare con una bella lezione magistrale sul Caravaggio, non sarebbe male. È ancora più inutile quella su Caravaggio, speriamo che la faccia. Noi abbiamo l'Antonello e abbiamo un Caravaggio, ce li teniamo stretti, sì. Prof. Cioè almeno quelli... Certamente, il problema poi del Caravaggio di Siracusa è un problema complesso perché stava a Palazzo Bellomo, c'è anche la fessura per portarlo e toglierlo, un taglio del muro se vai a vedere il Museo Bellomo, e poi stava a Santa Lucia alle Catacombe, sì. Poi l'hanno portato a Santa Lucia alla Badia. Piazza, la Badia. Però devo deludervi, non vi appartiene, non è della Sicilia. Ah, non è nostro. Appartiene al FEC, Fondo Edifici di Culto, che dipende direttamente, sa da chi? No. Da Salvini.